Amici sportivi di Caffè 24, queste immagini vi giungono dallo stadio Appiani di Padova, appuntamento di quelli importanti oggi, perché qui alla Appiani scende il Milan, campionato primavera, parte ancora il Milan, il lancio lungo, attenzione perché è subito Barisic in buona posizione sulla destra, pallone messo al centro e c'è poi la respinta di Perini che salva tutto. Ancora Rampin, gira su se stesso, l'appoggio indietro, possibilità di andare al tiro, gran tiro e grande parata da parte di Andre Nacci, ma il tiro di Ndoye spettacolare, destinato all'incrocio dei pali. A proposito, ancora Vido, ex biancoscudato. Vido si libera bene per il tiro e poi il suo sinistro che termina ampiamente sopra la traversa. Lo scambio con Vido, il lancio a cercare ancora Barisic. Attenzione, grande parata di Murano su questo tiro di Barisic. Parte il traversone di Rosina, pallone a spiovere, riesce a mettere indietro, reclama anche un fallo e la Padova, poi bravissimo Danieletto, il pallone che non viene deviato all'ultimo momento da Fida, su poi l'appoggio a cercare De Martin ha la possibilità di andare al tiro, De Martin, pallone buono, no, peccato perché il pallone era buono per Fida. Attenzione, adesso è pericolo, ancora Milan in area di rigore con Barisic che si libera bene, poi però spedisce alto. Adesso è pericolosa l'azione, il gol del Milan con Barisic che... Peccato perché hanno subito il secondo gol in casa di questa stagione. Il primo l'avevano subito contro il Verona su calcio piazzato. Stava facendo bene, dicevamo. Tutto pronto per il secondo tempo di Padova-Milan, campionato primavera. Siamo all'undicesima giornata di andata. Ricordiamo il risultato: dopo i primi 45 minuti il Milan in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno da Barisic al 34esimo minuto. Rosina in possesso di un buon tiro, buono il traversone, il colpo di testa di De Martin, occasionissima per il Padova. Comunque bravo Busetto a recuperare, pallone, riesce a liberarsi i due avversari, parte in velocità, Busetto, c'è l'opportunità di andare in area di rigore, poi Busetto prova il tiro e la deviazione del portiere Andre Nacci, applausi scroscianti dalle tribune. Attenzione intanto al contropiede del Milan, attenzione perché ora Barisic che arriva davanti alla porta e realizza il 2-0, non ci voleva proprio. Non ci voleva proprio, perché questo gol fa saltare un po' i piani del Padova, che aveva iniziato molto bene il secondo tempo. 2-0 per il Milan. Fischio, Pinato, tutti fermi ancora e poi il pallone che non è neanche girato, tra l'altro, quindi il tiro era direttamente in porta e poi c'è il gol e c'è il gol del Milan, il 3-0. Eh beh, era inevitabile, ormai si era creata una mischia furibonda davanti a Murano. E speriamo insomma che possa portare un gol al Padova. Infatti Rosina, offendente in diagonale, e qui il Padova è veramente sfortunato perché le ha provate tutte e adesso avrebbe anche meritato il gol della bandiera. Poi il tocco, Milan che adesso ha la possibilità di andare al quarto gol, è Di Molfetta sul servizio di Mastalli, l'azione di Barisic che ha servito Di Molfetta, il quale ha attraversato con un pallone raso terra tutta l'area di rigore, dalla parte opposta è arrivato Di Molfetta che in scivolata ha messo dei pedone, quindi ancora il pallone al centro per Fabbro che segna il quinto gol di Fabbro. Esultanza dei tifosi milanisti qui al seguito allo stadio Appiani, 5-0.